Altro scatto in avanti dal punto di vista della tecnologia e del rispetto dell'ambiente per l'editoriale Libertà, e ancora una volta è il quotidiano dei piacentini a essere protagonista. Da un paio di giorni è entrata in funzione nello stabilimento dei Dossarelli la nuova macchina che si occupa di stampare il nome e recapito degli abbonati sulla copia di Libertà loro destinata. Addio etichette, quindi, con un immediato e tangibile risparmio ambientale, vista la notevole quantità di carta che non deve più essere utilizzata per indirizzare il giornale. Il sistema precedente era quello tradizionale: un macchinario stampava e poi incollava sul quotidiano nome, cognome e recapito dell'abbonato, a cui le poste dovevano poi fare pervenire la copia. Da giovedì notte è partita una piccola rivoluzione, che pone Libertà a livello di tutti i maggiori quotidiani nazionali. Dopo un periodo di installazione e collaudo, che hanno richiesto tempo e attenzione, è entrata in funzione la nuova Sitma. Si tratta di una macchina all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, che è stata inserita nella catena che porta alla spedizione delle copie. Quelle destinate agli abbonati sono inserite su un particolare alimentatore che le porta sotto una stampante, la quale in una frazione di secondo imprime i dati del destinatario sul margine della prima pagina, senza coprire nulla. Niente più etichette di carta, quindi, ma anche un risparmio di tempo, maggiore precisione e massima tracciabilità del singolo giornale dell'intero pacco in cui è inserito, visto che viene impresso anche un codice che rende unica e riconoscibile ciascuna copia. C'è un altro particolare da non sottovalutare, poi. Il macchinario è guidato da un complesso e modernissimo software che garantisce alte prestazioni e massima precisione, ma per funzionare al meglio ha sempre bisogno dell'intervento umano. Vale ovviamente per l'impostazione dei parametri da stampare, ma anche per l'inserimento fisico delle copie nella macchina, curata dalle mani esperte degli spedizionieri che da anni lavorano per Libertà. Questo è solo l'ultimo tassello del grande sforzo che ha portato Libertà a essere in prima fila nel panorama nazionale dell'innovazione nel settore editoriale, cominciata con la costruzione dello stabilimento ai Dossarelli e l'entrata in funzione della nuova rotativa nel 2008. Un salto nel futuro che ha coinvolto anche Telelibertà e il sito www.liberta.it, e che non è certo finito qui.